Aspettate che non ho capito bene. 2500 euro per cambiare una frizione completa di volano, spingidisco, pompa frizione e l'olio del cambio nuovo su un Alfa Romeo 159 1009 Multijet, il 16 valvole, macchina del 2005 per cambiare una frizione con pezzi originali al costo di 2500 euro? Ma questa non è un'officina autorizzata, oh, questi sono dei truffatori autorizzati. Dei truffatori siete! Siete dei truffatori! Approfittate sulla pelle delle persone oneste! Perché questo giustamente stava in vacanza. Oh, aspetta, no, queste non bastano come grandezza. Io ti avrei pagato, sì, in contanti e in una rata sola, tutta insieme te l'avrei data, tutta insieme! Io quello che rimango più basito è che ci sono meccanici onesti che purtroppo sono costretti a lavorare in nero, nei garage. Insomma, in posti dove in teoria non potrebbero lavorare, perché purtroppo non si possono aprire un'officina. E poi ci sono queste persone qua, questi grandissimi figli, questi signori, che hanno 7-8 punti, officina autorizzata, quello quell'altro, e fanno impiccio a tutta mandata. Io preferisco non fare nomi, anche se mi sono andato a vedere un po' tutto al dettaglio. Devo ammettere che, caspita, iscritti pure alla Camera di Commercio, veramente, complimenti. Complimenti. È successo che, ve la faccio molto riassuntiva perché sennò facciamo un video da 10 minuti, questo signore si trova in vacanza, si rompe la macchina, è da fare la frizione. Un Alfa Romeo 159 1009 Multijet, 16 valvole del 2005, 290.000 km la macchina aveva. E ha, adesso ne ha un po' di più ovviamente. Arriva in questa officina perché si rompe la macchina in mezzo al traffico, un casino, non sa come fare, chiede a delle persone lì, lo indirizzano in questa officina. Lo vengono a prendere con il carattrezzi, lo portano in officina. Il capo officina, dopo un paio di, insomma, dopo una mezz'ora, 40 minuti che visiona la macchina, dice: sì, guardi, c'è da fare un kit frizione, volano completo, di spingidisco, volano, gli cambiamo anche l'olio del cambio, insomma, facciamo un lavoretto proprio, gli controlliamo tutto, poi se c'è anche qualcos'altro, vediamo, glielo facciamo sapere. Lei vuole, insomma, vuole che facciamo questo lavoro? E lui giustamente si è trovato in una situazione che, sì, perché si trovava lontano da casa, 700 km. In un posto dove non conosceva niente, nessuno, dove per spostarsi serviva appunto la macchina, anche per andare al mare, per fare qualunque cosa serviva la macchina. Il problema principale è che non ha chiesto un preventivo prima di fare il lavoro, e questi hanno mazzolato di brutto, vedendo appunto l'inesperienza appunto del proprietario. Si trova in una situazione di panico. Questi giustamente l'hanno visto così, secondo me, e l'hanno praticamente mazzolato, ma proprio di brutto. E io rimango basito. Praticamente è venuto fuori che 2.500 euro sono ovviamente compresi di IVA, c'è anche l'IVA lì dentro, ci sono 1.100 euro di pezzi originali, di ricambi originali. Ah, ricambi originali. Che magicamente a me la cosa che mi è venuta, la domanda che gli ho chiesto, ma com'è possibile che dopo 2 ore ti hanno, sono arrivati questi pezzi originali? Di solito io devo ordinare, io personalmente devo ordinare un pezzo originale Fiat, Abarth, quello che sia, ci vorrà almeno una settimana, minimo. Non parliamo poi in vacanza. Quanto tempo ci vuole? Magicamente avevano questo kit, 1.100 euro più IVA, poi c'è tutta la manodopera e il carrozzi. Carrozzi che ha dovuto fare 42 km di strada e quindi gli ha sparato 800 euro. 800 euro di carrozzi. Faceva prima a spingersela a mano. Faceva prima. Poi ci sono i restanti soldi che siamo arrivati a 2.000 euro, 2.000 e passa euro di spesa compresa IVA, e poi ci sono 400 e passa euro di manodopera. 2.500 euro, come si dice al mio paese, due sacchi e mezzo. Ci prendevi la macchina intera. Io mi voglio arrabbiare perché tanto non serve a niente arrabbiarsi, però io mi chiedo come queste persone possono continuare a lavorare. Me lo chiedo sempre, ogni giorno, ogni giorno. Io penso, stupido, che per fare una frizione su una macchina del genere prendo che 100, 150 euro. Quanto devi chiedere per fare una frizione? Se c'hai tutti i pezzi, quanto devi chiedere di manodopera? Quanto ci vuole a tirare fuori un cambio e a rimetterlo dentro? Quanto ci vuole? Un'oretta? Un'oretta e mezza? 2 ore andando tranquilli? Va bene. Vabbè, però 2 sacchi e mezzo. Io dubito che 1.100 euro costavano i pezzi originali. E dubito perché in 2 ore avere i pezzi originali è un po' difficile nel periodo estivo.